Ed eccomi pronta sugli attenti, come sempre prendo la linea dallo studio, dal salotto più amato d'Italia, lì dove ci aspetta sempre con grande fervore il nostro amico Maurizio, ma io sono qui che attendo delle amiche, sto aspettando delle amiche per cominciare il tour della serata. Questo è un pre-serata fenomenale, pieno di, non so, spritz così, cioè c'è spritz da tutte le parti, ma eccola finalmente, finalmente, maledizione! Ritardo, ritardo come, come non solito. Puoi fare sempre tardi, però. Guarda, però che macchina, di la verità, è vero? Infatti, infatti, leggo qualcosa abbiamo di svelato, nuovo. Abbiamo svelato già dove stiamo andando. È arrivata, o meglio, no, non è arrivata, era già qui che ci aspettava. Siete sempre le solite ritardatarie, ma io non lo so, ero già qui. È colpa del salotto di Maurizio, quel divano è troppo caldo. Maurizio, quel divano. Ciao, siamo tesoro, sempre qui, attento, attento, attento al tuo divano. Maurizio, attento, attento, le streghe sono tornate. Attento, wow. Attento, il microfono ce l'abbiamo noi. Ah! Ok, allora ci dobbiamo preparare per iniziare, esatto, la serata. Esatto. Ragazzi, come prepararsi? Come prepararsi? Si parte tutto dal look, no? Tutto dal look, iniziamo innanzitutto con i capelli, poi penseremo anche al trucco, ma la parte più importante sono i capelli questa sera. I capelli sono la cornice del volto. Ma come parla bene, mi piace come parla lei. Però a chi andiamo? Ovviamente! Ma non ne ho idea, guarda un po'. Ma non ci puoi pensare, guardate dove siamo, guardate. Ma soprattutto questo nome è tutto nuovo, tutto strong. Strong Hair, però lui non è affatto nuovo, ormai possiamo dirlo, lo conosciamo da tempo, è un vero professionista, è il colosso per quanto riguarda il settore appunto dell'estetica e del capello. Le ragazze di Stress di Notte ha curato le nostre capigliature per anni. Esatto. Come direbbero in spagnolo, è l'ombre detto dalla vita. Bello. E poi possiamo dirlo, è, ormai è dentro di noi, nel senso che, come dire, aspetta, ho sbagliato. Lo sto cercando, non lo trovo. Vedi un po', vedi un po', vedi un po', vedi un po'. Enzina, fammi vedere se è lì. No, non lo trovo. Non guardare, comunque. È dentro! Lui è Nino Crispino! Nino Crispino! Venite con noi! Andiamo, andiamo! Oh my, oh my, oh my. FIFA la fiesta. FIFA la noche. FIFA los DJ. I couldn't believe what I was living. So I called my friend Johnny. And I said to him, Johnny, la gente está muy loca. What the fuck? Johnny, la gente está muy loca. What the f***? When I came to Spain and I saw people partying, I thought to myself, what the f***? All day, all night. All day, all night, all night, all night. FIFA la fiesta, FIFA la noche, FIFA los DJ. What the f***? FIFA la fiesta, FIFA la noche, FIFA los DJ. What the f***? FIFA la fiesta, 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 FIFA la fiesta. E da lui voglio cominciare perché lui contribuisce a questa serata, un happy hour stravolgente con una musica bellissima, vero? Grazie molto. Allora, hai portato tante ragazze, le abbiamo viste nelle immagini, poi qualcuna è scappata perché hanno la notte da vivere, no? Perché noi siamo prima di andare in discoteca, passiamo di qui, dai Crispino, facciamo una bella messa in piega e partiamo per il nostro tour. E allora, una musica, un happy hour, una serata diversa, no? Sì, molto, è stato fantastico e dico grazie anche al proprietario del parrucchiere che mi ha dato l'opportunità di suonare. Come ti chiami? Cesare. Cesare, la musica di quest'estate 2013, la colonna sonora tua, perché sappiamo che ci sono dei pezzi, delle hit, no? Però la tua proprio. La mia preferita come canzone, il mio genere preferito, è un genere molto calmo, la deep house. E la mia canzone preferita di quest'estate penso sia What I Might Do di Ben Pierce. La vogliamo sentire? Ce l'abbiamo qui a volo? So che è un po' complicato magari così all'improvviso, però noi siamo bravissimi, siamo dei veri maestri e quindi sappiamo fare anche questo. Vai, con la musica! What can I do?
e con questa colonna sonora, Manu, andiamo a fare le interviste. Crispino Stronger. Ma io pensavo volessi fare la DJ. Ti ho visto lì armeggiare, ho detto ma adesso per Nino Crispino la nostra Enzina si reinventa DJ. No, questo non mai, perché sai, cantare non è il mio forte, con i piatti non è che vado proprio. Magari però, sugli uomini. Però, per quanto riguarda Nino Crispino, belli. Per lui questo ed altro. Allora andiamo a intervistare il nostro Brigido. Brigido, allora lanciamo un nuovo modo di trattare le donne, un modo grintoso di curare il loro look. Un nuovo modo per fare la moda qui a Salerno, nuovi orari, un aperitivo dopo le 7, lavoro, mi diverto, ci divertiamo. Ed eccolo finalmente, il talento che lo vediamo in opera, soltanto lei può avere le mani per trattare dei capelli come vedere questi. Che faccio al mio socio? Voglio proprio vedere, lo stai preparando per la serata? Certo. Questo qui, strong, cos'è strong? Strong è un concetto forte, un concetto innovativo, rivoluzionario, è un concetto nuovo, divertente. È il concetto della moda della notte salernitana, è la nuova moda salernitana. Esatto, è la nuova moda salernitana, noi tra poco andiamo nei locali, tu lo sai, vero? Assolutamente sì, lo so bene, ma prima di andare nei locali il preserata è qui ragazzi, perché prima di andare nei locali ci vogliamo sentire belli. Abbiamo bisogno anche di un po' di energia, no? Che ci diamo la carica. Noi vediamo tutto, noi vediamo l'energia, vediamo un buon lavoro, vediamo il divertimento, vediamo la musica. No, è quello così, bravo, vedi? Ma lo stai pettinando bene, guarda, perché io lo vedo lui, benissimo, cioè, guarda, lo sta, è un guarda po'... che socio che ho, potevo avere un socio più bello. Me lo vuoi fare un po' femminile, perché oggi bisogna fare delle serate nuove, originali. Noi siamo pronti. Non so, una serata pin-up delle immagini. Fammelo un po' da serata pin-up, forza. Pin-up? Abbiamo anche la musica qui, il nostro DJ che ci alza sempre il volume della musica perché a lui piace caricarci. E guardala come si è caricato, lui già si è caricato. Così, è questo che questo è il nuovo. Lavoriamo e ci divertiamo. Esatto, divertirci lavorando. Questo è il nuovo modo di vedere la notte, il nuovo modo di vedere il look, la moda, lo style e soprattutto l'aperitivo. Ragazzi, parliamo un po' di questa. Guarda questo tavolo. Addirittura ci sono le ostriche. Certo, non l'hai mangiata l'ostrica? No, non l'ho mangiata. La devi mangiare l'ostrica. Hai ragione, la devo mangiare. Allora dopo mangerò l'ostrica. Ci vuole per tutti. Ma tu non ti legare i capelli, cosa fai? Lui non mi ascolta, lui non mi ascolta, perché questi capelli li deve tenere sciolti, vero? Esatto. Si devono vedere, sono belli, ricci, lunghi, è un uomo alternativo, esatto. Deve avere i capelli sciolti. Basta Chignon. Lui è uno, siamo un gruppo di persone. Crispino Strong. Esatto, esatto, noi siamo un gruppo, quindi lui deve essere inerente al gruppo. Sti capelli legati, basta. Ti vogliamo forte, energico, vai, fallo. Fai. No, non va bene lo Chignon, non va bene. Strong, solo i Crispino. Ti aspettiamo. Oh là là, questa sì che si chiama classe, questo si chiama strong. Ah, abbiamo messo veramente insieme tutte e tre stasera, le tre dame di Stress di Notte. Eccole qui, prego, aiutami a servirle. Tutte all'ostrica, ultima, ma non ultima. Ostrica e champagne, ultima, solo Nino Crispino. Ma non ultima per te, eccoci qua ragazze, non potevo fare di meglio. Questa adesso non posso mangiare, posso poggiarla e la mangiamo tra poco ragazze. Tu invece sì, tu azzardi sempre. Mordi proprio questa parte qui, mordi, fammi sentire il croc. Lasciamela il stare. Croc crispy. No, non le ma perché non vi accomodate anche voi da questa parte? Sì, ragazzi, tutte da questa parte. Facciamo un po' di cornice. Stiamo notando questa bella cornice che si chiama l'aperitivo. Sì, confermiamo quello che ci siamo detti la settimana scorsa, i Crispino Stronger rinnovano un po' quello che è il discorso legato alla moda, con concetti diversi che non sono soltanto legati al discorso acconciatura, tagli, colori e tutto quanto che è la base del nostro successo. Quello che noi stiamo cercando con Brigido, Melania e il gruppo di collaboratori che è qui presente vuole essere soltanto un'innovazione, quindi una forma di divertimento nell'ambiente lavoro, quindi coinvolgere i clienti per definire quello che può essere un attimo legato al benessere fisico, perché no? Un attimino anche legare questo, che il concetto legato ai capelli, ad un ben piacevole aperitivo con una bellissima musica, cioè quindi tutto questo sicuramente è strong e di base c'è Crispino, cioè quindi Crispino Stronger, l'innovazione a Salerno, chi l'ha capita l'ha capita, chi non l'ha capita la capirà. Questa è la novità, signori. Questa è la novità l'ha detta sempre Nino Crispino, questo è da dirsi. Enzina, quando ti ha chiamato la prima volta Nino e ti ha detto
Ho deciso, voglio fare uno stronger. Tu, la tua reazione cos'è? Io l'ho capita subito. Io l'ho capita. Come te l'immagina? No, io l'ho capita subito, ho condiviso subito questa nuova nuovo modo di dettare la moda a Salerno, perché parliamoci chiaro, insomma, ci rivolgiamo ai giovani, i giovani vogliono divertirsi, vogliono anche la musica quando vanno a farsi i capelli, ecco, detta proprio semplicemente così. Quindi il pre-discoteca inizia qui, da i Crispino Strong Air. È proprio questa la bella novità. Sì, poi il particolare è che rispetto alle altre strutture noi qui facciamo, diciamo, la cura dell'immagine dell'uomo in maniera diversa, con dei servizi e dei prodotti che sono proprio per la figura maschile, quindi qui si viene di coppia, non c'è più il parrucchiere dove la fidanzata va e il fidanzato resta fuori, cioè qui noi aspettiamo tutte le coppie che amano condividere. Oggi chi sta insieme condivide ogni passaggio, perché no? L'immagine fatta d'insieme, avere un look che si corrisponde, così per come può essere lo stile nell'abbigliamento, mettiamoci insieme anche lo stile nell'acconciatura, e di riflesso, signori miei, un'unica firma a Salerno, non c'è altro, eh? Assolutamente sì, sono pienamente d'accordo. Allora la prossima volta tu vieni accompagnata? Beh, diciamo sì, se dovesse esserci un accompagnatore tranquillamente verrò qui. Dal divanone bianco è venuto fuori che Eva rimane ancora... Forse vengono in due accompagnatori. Rimane ancora la donna più ambita a Salerno, gira e detta leggi, però purtroppo ancora non ha trovato chi scrive sul suo libro, eh. Brava, è vero, ottime parole. Poi diciamo, troveremo questa persona che avrà il coraggio di scrivere sulle pagine del mio libro. Potrebbe essere anche un invito a venire qui per l'aperitivo. Ci vengono tanti bei ragazzi, persone impegnate anche nel lavoro, perché giustamente per Eva ci vuole qualcuno che realmente abbia gli attributi giusti per poterla gestire e servire. Non ci vuole il ragazzino, signori, non vi ci mettete proprio, cioè a battervi. Eva vuole quello che serve. Per i capelli però ho già trovato. Grazie. Sono pienamente d'accordo. A questo punto, Nino, ci ricordi soltanto gli orari settimanali? Perché allora, dal martedì al giovedì siamo aperti in orario continuato dalle 9 alle 19, al venerdì dalle 8 alle 21 e il sabato dalle 8 alle 22. Il venerdì e il sabato si sviluppa questo effetto aperitivo, e diciamo che questo 8-22 del sabato è anche un po' a servizio delle donne salernitane che amano il mare e che dopo il mare, come preserata, vi ripeto, mi sembra di dirvi sempre le stesse cose, però l'alternativa a quello che può essere un servizio dopo spiaggia, io lo chiamerei, è Crispino Strong Air. Giusto per cominciare con carica. Apriamo la bottiglia. Voi, a questo punto penso che le persone... Ci vuole la nostra Melania. No, ma a parte tutto, io chiamerei Melania, che è la figura femminile della Crispino Strong Air. Io vado via perché penso di aver già dato. Signori, è sempre... E la bottiglia che la apre? No, vedi l'apre. Che gli uomini scappano sempre. Gli uomini scappano. No, ma in questo caso con quattro pantere qua vado via. E quello è il problema, per questo restiamo. Ciao Nino, gestiamo tutto noi, apriamo la bottiglia. Forza, chi apre la bottiglia? Bene. E giustamente queste belle pantere dovranno aprire la bottiglia. Io non sono assolutamente capace, mi sa che dall'altro lato. È tutto un po' complicato, ragazzi. Voi non vi preoccupate, Nino, continuate a seguire. C'era bisogno di un uomo, ci hai abbandonato, Nino. Però non vi preoccupate, che con la bottiglia è un po' più complicato, ma poi per il resto queste sono mani magiche. Comunque solo quattro bicchieri, solo noi brindiamo tra di noi. Brindiamo tra di noi, è un brindisi tra pantere praticamente. Ragazzi, è di buon auspicio. Ma vogliamo ricordare dove siamo? A Torrione, via Ruggi numero 18. Perfetto. Pressi della scuola Matteo Mari. Okay, mi aiutate? Non rompiamo nulla, mi raccomando. Ci siamo, con calma. Ragazzi! Evviva Crispino! Da finire il tappo addosso ad Enzo Pellegrino. Auguri Enzo, auguri! Porta bene Enzo, porta bene! Enzo, bisogna dirlo, i Crispino portano fortuna. E quindi alla fortuna dei Crispino! La fortuna dei Crispino adesso si chiama Stronger, solo a Torrione, ragazzi, non ci si può sbagliare. Eccoci! Mi sento una streghetta. Ah, perfetto, abbiamo il gadget per tutte le donne che verranno qui per una linea mare. Ragazze, vi aspettiamo assolutamente. È per l'uomo, perché l'uomo si mette a dormire quando lei se ne va passeggiando col costumino e il cappellino, mi sembra giusto. Cin cin!